Il caro bollette fa impennare i prezzi di prodotti di largo consumo come pane e pasta, beni che nei prossimi giorni potrebbero risentire del conflitto scoppiato in Ucraina e dei forti incrementi del costo delle materie prime. Lo denuncia Assoutenti, che ha messo a confronto i listini nelle principali città d'Italia per capire come i rincari di luce e gas scattati da gennaio abbiano influito sui prezzi al dettaglio. Record a Ferrara, dove un chilo di pane fresco realizzato con farina di grano costa fino a 9,8 euro, ma si superano i 6 euro in numerose città, tra le quali Ancona. I rincari si sentono in tutta Italia, qua a Fano qual è la situazione? Purtroppo, come in tutta Italia, anche qui ci sono stati molti aumenti in tutti i campi, diciamo. Per noi soprattutto nella farina, gas, luce. Il primo aumento l'abbiamo fatto a gennaio, anche se a noi sia le farine che oli, tutto quanto, sono aumentati da ottobre. Poi adesso ci saranno di nuovo altri aumenti. Adesso ancora non abbiamo aumentato, però probabilmente saremo costretti a fare un altro scatto un pochino di qualche centesimo. Non sarà tanto, però penso di sì, purtroppo. Oggi il pane al chilo quanto costa? Allora, il pane, diciamo, le pezzature sono tutte da 2,5, mezzo chilo, però quello che va per la maggiore, che è il mezzo chilo, sono 4,20 euro al chilo. E invece lo scorso anno quanto veniva? Lo scorso anno veniva 3,60 euro. Abbiamo avuto un aumento del 20% su tutto il pane. Sui listini di alcuni prodotti, dalla pasta ai dolci, passando per pane, crackers e biscotti, secondo il presidente di Assoutenti, oggi pende la spada di Damocle della guerra in Ucraina, che ha fatto impennare le quotazioni internazionali, non solo del grano, ma anche del gas e del petrolio, voci che per molti incidono sui costi di produzione e quindi sui prezzi finali al pubblico. Anche la guerra sta influendo? È un pochino su alcuni molini sicuramente, perché chi è che prende grani dall'Ucraina o dai paesi dell'est in questo momento non ne riceve, quindi dicono che i molini potranno chiudere perché per scarso grano, insomma, ecco. Voi invece che cosa utilizzate? Noi utilizziamo la farina di Paolo Mariani, che è al 100% italiana, la nostra addirittura è 100% grani marchigiani e romagnoli. E quindi ci hanno garantito che non avremo problemi. Tuttavia, a livello nazionale, esiste il rischio concreto di nuovi rialzi dei prezzi, compresi tra il più 15 e il più 30%, ma al momento i listini nella nostra provincia sono pressoché allineati. Per quanto riguarda le bollette, invece, che tipo di aumenti ha notato? Allora, diciamo, l'ultima bolletta all'incirca era sul 30% in più di energia elettrica. Ma come si riesce a far fronte a questi costi? Bisogna un po' rimboccarsi le maniche e niente, siamo così. Adesso qualche aumento l'abbiamo fatto, però cerchiamo di mantenere comunque, di non andare proprio per il cliente a metterlo troppo in difficoltà. Ecco, ci mettiamo anche noi dalla parte del consumatore.